qua non possiamo passare. E qua ci siamo arrivati, dobbiamo scavallare. Focus. Qui. Treasure chest spotted. Let's open it. Scrogno. Oh. Ma zio, come mai non ha mai visitato Londra? Non ho mai avuto modo di andarlo a vedere. Sono stato a Manchester, sono stato a Blackpool, ma Londra mai. Giubbotto antiproiettile dorato. Oh no, devo rifarmi la strada. Sì. Se non con Takemi, con chi avresti fatto la romance? Ah, non lo so. Forse con Makoto. Spa. Che ne pensi di Animal Crossing? Non è il mio genere di gioco, ma sono contento che sia il gioco che tutti quelli che lo aspettavano... Cioè, sia proprio come la gente sperava fosse. Questa parte sembra diversa dalle altre, è tutta luccicante e dorata. C'è anche questo strano maiale. Forse dovremmo prima andare in ricognizione. Buongiorno, questo ingresso è riservato ai dipendenti della banca di Kaneshiro. Per entrare, mostrare la scheda d'accesso e pagare 10.000 yen. Capisco che i dipendenti debbano mostrare le loro schede d'accesso, però... devono pagare anche loro, e non sono spiccioli. Bro, sono 100 euro, eh. Quindi per Kaneshiro persino i suoi dipendenti sono risorse da sfruttare. Mi farà sicuramente guadagnare qualcosa, ma dubito si tratti di somme considerevoli. Che dovremmo fare? Non penso che dovremmo pagare Kaneshiro. No, per adesso no. Dobbiamo finire di esplorare. No, non è vero, abbiamo finito di esplorare. Perché qua è chiuso. Ah no, abbiamo aperto la porta. Come sono nati i tapiri? Da un brutto incrocio tra un formichiere e un pangolino nano del Borneo. Sai, erano da soli sull'arca di Noè, non sapevano che fare, hanno detto... Sai cosa? No, li blocca. A mano li picchiamo. Dai, ma sul serio? Ma no, non c'è bisogno. Vai, Ryuji. Che cos'è il DNA? Piacerebbe farlo, però non ho il tempo. Il DNA è il virus T, che però è dentro tutti quanti noi. Ognuno di noi ha un suo piccolo virus T. Infatti se tipo tu prendi una fiala del tuo sangue e la butti in un corridoio, poi tutta la gente comincia a impazzire e somiglierà sempre di più a te per seguire nei tuoi hobby. Show me your true form. Debole a Frey, debole a Bufu. Ah, ma perché ho ancora Ame uno zoom, ecco perché ero così pippa. Serve Nagimitama. Ravage them.
Voilà. Quindi Mr. T è il signor DNA? O tipo il suo creatore? Esatto, è lui che ha creato. Ok. È lui che ha creato il virus T. Cioè, il virus T di Resident Evil, in realtà, è il sangue di Mr. T. Alla fine ha scoperto cosa sono i beluga. No, non mi sono informato. La criminata, debole psio. Ma chi segue la putta Barut? Vuole soddisfare il bisogno di avere una fidanzata da nerd di Kikomori? Sì. Da quale giorno è possibile uscire la sera in Persona 4 per PlayStation 2? Dato che dopo il 19 aprile mi fa rimanere per forza in casa. Devi aspettare il momento in cui... Allora, prima di tutto devi lavorare. Devi trovarti un lavoro. E poi devi aspettare, non mi ricordo che cosa. Sba! Mazionga. Chi è il regista più sopravvalutato e perché? Proprio Nolan. Nolan è molto sopravvalutato. È molto bravo, ma la gente lo considera un visionario incredibile quando no, non lo è. È bravo a fare quello che fa e ogni tanto fa qualche scivolone. Beluga sono i delfini bianchi con la testa un po' bitorzuta. Ah. Ha leveled up. Abbiamo sbagliato strada. Midnight Raiden? Cosa? Gianluca e Maria. Perché Onizuka e Spike Spiegel? Nel senso il doppiatore? Perché è Massimo De Ambrosis? Perché è un bravissimo doppiatore. Come mai tutti odiano Adam Sandler? Perché molti dei suoi film sono veramente brutti in culo. E soprattutto in inglese ha una voce veramente fastidiosa. Agi e nuclear. I'm nuclear, I'm wild. Non ce l'abbiamo un Mafrei, vero? Quanti minuti impieghi a lavarti i denti? Un paio. Ho lasciato perdere... Ah. Ho lasciato perdere la Royale dopo il primo palazzo perché mi sono ritrovato sommerso di altri giochi che volevo iniziare e finire prima, ma quel che ho visto il gioco mi sembra reso un po' troppo facile rispetto al regionale, pareri? No, hai delle meccaniche in più che se sai sfruttare ti rendono la vita più facile, ma hanno complicato le cose in altri punti di vista. Poi, oh, se per te è troppo facile puoi sempre aumentare la difficoltà. Piece of cake. Quindi Stasse si ruba il tesoro? Eh sì. I can feel it. Me ne frega niente. Pagina strappata 4. G uguale P. Ah già. Ma se... Pagina strappata 3. U uguale A. Questo ingresso è riservato ai dipendenti della banca di Canada. È possibile impostare il prezzo d'ingresso. Joker. Spacchiamo. Ha funzionato sul serio. E siamo tornati. Abbiamo aperto una shortcut. Ok.
Ehi, è un altro di quei tastierini. Questa volta la parola è... Hugs? C'è scritto huge, brutto idiota. Non sai nemmeno leggere. Way! Signorina, ci diamo una calmata? Povero Ryuji. Quindi anche questo è da convertire in numeri. Spero che sia fattibile con gli indizi che abbiamo. Signorina, ho capito che ha sentimenti... Che... Sentimenti contrastanti che... Le fanno palpitare il cuore, però... Insomma, anche meno. Allora... fammelo vedere. P uguale I. Huge, quindi 9. 9. I uguale P. Che è uguale a I. Che è uguale a 1. Quindi huge, quindi è 1,9. 1,9. Qualcosa 3,1,9. No. Nel diario H è 2. Ah, giusto. Quindi 2, 3, 1, 9. Non avevo visto la H. Pensavo di dover andare a culo. E anche questa è fatta. Ottimo, sembra che il cavo continui ad aprirsi. Bene, allora dovremmo... Non è abbastanza. Devo gettare un'ombra colossale. Cos'è stato? Ne ho abbastanza di farmi calpestare dagli altri. Ora tocca a me. È irrecuperabile. Non gli importa nulla delle persone che calpesta a sua volta. Sono sempre più decisa a ogni passo che facciamo. Andiamo avanti. Vuoi tornare al cavo? Sì. Tocca a me calpestarmi. Sì. Certo. Guardate, adesso è aperto anche questo. Notato qualcosa? Tutto il piano è il cilindro di una serratura. In che senso? Puoi spiegarti un po' meglio? Il cilindro è il meccanismo che verifica la forma corretta di una chiave. Se usi la chiave giusta, i dischi si allineano e la serratura si apre. Indeed. Ora che l'hai detto, ho notato che i muri ruotano, ma il percorso no. Quindi tutto il piano sarebbe una gigantesca serratura. Esatto, i cavo più piccoli non hanno importanza. Più avanti deve esserci un'area chiusa dalla stanza stessa. E il tesoro deve essere lì. Dai, proseguiamo. This is the lockpicking lawyer, and what I have for you today. Now, taking the pick that me and Bosnia and I made. Un altro dispositivo. Ma dove per proseguire dobbiamo eliminare appunto il Joker, certo che sì. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Vabbè. Blocca fuoco. Vai. Grazie Kaguya. Oh Kaguya.
easy. Questo non ha password o altro del genere. Sarà per quello che l'ombra la proteggeva. Non sembra che servano pulsanti o chiavi, ma ci sono dei pulsanti a destra e a sinistra. Deve esserci un motivo per la presenza di quella guardia. Cerchiamo di capirlo. Sempre a destra, figa. Andiamo a salvare. Ah, Kaguya, grazie a lei che il boss finale, quello vero, è stata una passeggiata. Non è strano il fatto che in qualche live fa Catch abbia sentito la parola Funky... Le manca il terzo seme? Lo so, finché non lo trovo. Cioè, io tutti gli altri punti della mappa... Guarda. Esaminato tutto. Mi manca soltanto qua e prossimo pezzo di mappa. Cavo sotterraneo, qua. Allora, qui non c'è nada. Dobbiamo fare sinistra. Sempre a destra, figa. Ah, lì è la scala che va giù. Ok. Quindi lo ripremiamo di nuovo. Joker. Fatto. Grandino sto dungeon, sì. Ci tenevo a dirle che le sue lame mi fanno sentire bene con me stesso. Inoltre, guardare le sue lame mi fa sentire parte di una grande famiglia e mi permette di distrarmi dalla mia vita in cui non ho amici. Purtroppo volevo scriverlo con i Volgian, ma è caduto. Ma perché me lo volesti scrivere con i Volgian? È una cosa molto carina da dire. Sono contento che tu trovi un po' di serenità, dammi questa è una surprise. Tu sei debole ad agi, giusto? Tiriamo un bel Magaru. Gilao. Garula. No, Lenanside, mi spiace, tu oggi morirai. Sono io a questo palazzo più sottotono dei precedenti. Gli altri avevano tutte le loro storie molto belle e forti, mentre questo è un boss mafioso che fa cose da boss mafioso. Sì, ma è uno snodo narrativo importante. Poi una banca non può essere troppo colorata o particolareggiata a livello estetico. Shadow! What do you want to do, Joker? Ah. La sicurezza sembra più rigida qui. Nessun problema. Ti è bastato togliere l'energia alle sbarre come fatto in precedenza. Stando al loro aspetto, direi che abbiamo bisogno di trovare delle centraline. Salve. No. Show me your true form. Livello di allerta 4 cosa comporta? La gente più attenta. Debole ad a Frey, Garu, Sio. Roger. Sì. Vai Ryuji. Sona, you're mine. Nice Joker, right in
Nash, grazie per il sub. Benvenuto tra i membri dello squadrone della morte. Dormina. Pupi. Persona. They're all knocked down. That was incredible, Joker. Ah no, avrei dovuto picchiarla. Speravo di darmi dei soldi. Kinky. Togliamo Rakshasa, non mi serve un personaggio dello Strength Arcana. Sì, ho Ryuji maxato. Sì, sì, sì. Best boy alla precedenza. Oh, oh. Non l'avevo visto. Due Ortrus. Deboli a... Minchia, doppio critico. Grazie, Anne. Solo Dio. Come canon name del protagonista è meglio Akira, Ren o Aren Fucker 249? Aren Fucker 249 non è male, ma preferisco Ren. Never see it coming. That my mind is too fast for eyes. Abbiamo già finito gli SP con Joker. Tanto bene o male abbiamo finito il dungeon. Ce ne sono altri, potrebbe essercene alcune sopra le nostre teste qui dentro. Yes. Io avrei voluto disattivare le telecamere di sorveglianza, ma vabbè. Ma la versione piccola è solo una modalità modifica estetica? No, alcune hanno anche proprio delle modifiche anche a livello di abilità. Facciamo così, va. Ah, pezzo di merda. This isn't it. Prego, divertiti Morgana. Sì, lo so che ci sono ancora cose da fare, vaso felice. Però siamo già bene o male all'ultima serratura, se non ricordo male. Opa. We will be counting on you. No. 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 Ah, lì c'è un buchino. Ma se salto giù di qua, sono cazzi miei. Non devo saltare giù di qua. Cioè, ci dovrebbe essere un punto più utile. Abbiamo ancora trovato alcun indizio su questo piano. Proseguiamo. Diamo un'altra occhiata. Qui la sicurezza potrebbe rivelarsi stretta, ma deve esserci qualcosa che alimenta quelle sbarre. Lo so dov'è l'obiettivo, lo so dov'è. Devo capire come cazzo arrivarci. Cioè si arriverà per forza da qua, immagino. È l'unico punto. Cioè di là non ci arriveremo mai. Salta giù. Ah, Ares, grazie per il sub 19, per il 19esimo mese di fila. Ben trovato tra i membri dello squadrone della morte. Pensavo fosse troppo lontano per arrivarci. Allora anche qui. Sì.
Qui è salta giù. Qui è salta. Anche qui sarà salta. È chiuso, vai. Catena di perline. Lì ci si arriverà da un'altra parte. Mi sa. Sbagliato. Sì, è certo. Makoto nella divisa dello Shugin ha uno scudetto sul colletto dove c'è scritto BJ e in persona 3 Dancing Futaba. Sul cappello custodiale c'è scritto BJ. Un messaggio subliminale? Credo di no. Spero per loro di no. Pagina strappata 5. 0 O più H uguale 10. H abbiamo detto che era un 2. Quindi quindi la O è un 8. Merda, è una follia. Casseforti ovunque. Kaneshiro deve aver accumulato una fortuna inestimabile. Tuttavia, dando un'occhiata al palazzo, non sembra averla reinvestita in niente. Forse la sua unica ossessione è quella di accumulare. Comunque, non è questo il momento per pensarci. Proseguiamo. Ehi, guardate! Laggiù è uno di quegli indizi. E quella non è l'elettricità diretta alle sbarre. Hai ragione, da qui non si passa. Immagino che dovremo cercare un altro percorso. Yes. Focus. I spotted a shadow, Joker. Kaneshiro parente di zio Paperone. Sì, ma almeno lui non si butta di testa in mezzo a un mare di soldi. Oggi Frey. Opponents, we are the better fighters. Use fire attacks to hit its weak point. Joker took one out. All right. Form of persona, Satan Titan. Enemy defeated. Skull, give me that. Non è. Che dominio avresti se fossi nel mondo di Avatar? Mi piace molto il dominio del fuoco, altrimenti il dominio della terra. Technical. Marin Karin. Oh no! Brava, Anne. Dammi una bella svegliata, Ryuji. Farei anche il boss in questa live? Sì, molto probabile. I dungeon sono randomici come il Memento del Tartarus? No, i dungeon sono costruiti apposta. Con il dominio della terra è compresa la cecità? No, non necessariamente. Stones. Starter pack del dominio della terra. Cecità. Adolescenza. Piedi nudi. Considerazione sul principe dei draghi. Mi piace molto. Molto carina come serie. Perché i punti canali aumentano anche se non sei in live e dopo ogni giorno ti ritrovi con 200 punti in più? Boom. Debole a cose, lui è debole a buffo. Shitstorm ai danni del super uovo? Sì. Se la sono abbastanza meritata.
Il free booting non si giustifica mai. Possono campanare tutte le scuse che vogliono. Aia. Rictifer non si infama. Ma non è solo Rictifer che non si infama. È anche una questione proprio di... Se devi fare freebooting, sii più sveglio. Di certo non vai a freebootare il libro di qualcuno che ha una forte presenza su internet. Sei stupido. Sei veramente un cretino. Perché vai soltanto a rischiare ancora più facilmente di venire beccato. Coglione. Quindi tutta questa shitstorm, a mio avviso, se la meritano. Show me your true form. E la surprise takeover. Io preferisco la surprise. Che occasione ghiotta. Cosa vuol dire free booting? Quando prendi un contenuto di qualcuno, pensiamo, per dire, un video mio, un doppiaggio di Orion, anzi, prendiamo proprio un video di Domix, un video originale di Domix, e lo ricarichi sulla tua pagina Facebook, senza citare il proprietario, senza chiedere il permesso al proprietario e prendendotene tutti i meriti. Quello che faccio io, ovvero prendere un contenuto di un altro utente e caricarlo sul mio canale, avviene, ma perché? Perché io chiedo i permessi? Io, se non ho l'approvazione e l'autorizzazione da parte del creatore originale, non doppio una virgola. A che servono le carte bianche? A imprimerci sopra le abilità. Che ne so, tu trovi... Hai un persona che può fare Mafrey. E lo vuoi imprimere. E vuoi imprimere quell'abilità sulla carta. L uguale U più G, D uguale G, ok. I can feel it. Joker. Che stavo dicendo? Mi ero distratto. A volte sei proprio aggressivo, ti piace che sono così aggressivo, ammettilo. Cioè, abbiamo semplicemente aperto una scorciatoia. C'è qui dove non siamo... Oh! Polvere d'anima. Oh, Sawdust. Qui c'è un altro punto dove non siamo stati. Qua possiamo aprire tramite questo. Cosa ha fatto il super uovo? Non seguo molto i social. Ha pubblicato due articoli copiando parti spudoratamente dal libro di Rictifer. Dall'ultimo libro di Rictifer. E io dico, ma sarete anche dei deficienti. E adesso non è tanto non è tanto che li hanno copiati. No, dall'altra parte devo andare. Non è solo... La shitstorm non stanno ricevendo soltanto perché hanno copiato... Oddio. Pensavo di averli rotti questi. Non è soltanto perché li hanno... Perché hanno freebootato lui. Ma perché in realtà loro hanno freebootato da un sacco di anni. E la gente aspettava un'occasione come questa. Per rompergli il culo. Incenso fo. Che cazzo è l'incenso fo? Incenso fo. Incenso che accresce la fortuna. Aumenta la fortuna di una persona di uno. Mi sa che lo devo usare da Josie. Questo. Non ti avevo visto a te. E a che mi serve? Mi serviva perché qui c'erano due scrogni. Incenso fo deriva dalle ceneri di Dario Fo, credo di sì.
Pensi che Persona ormai sia separato completamente dal franchise di Shin Megami Tensei? Ormai da anni che il gioco non porta il sottotitolo Shin Megami Tensei. No, perché comunque utilizza le stesse vocazioni, gli stessi nomi, molte cose sono, se le sono portate dietro. Gold. Quindi è uno spin-off a sé, non più sublimato appunto a Shin Megami Tensei, ma comunque hanno delle radici in comune. Allora, D uguale G. G uguale P, quindi è un 2, giusto? Sì. Quindi G, gold, 2. La O è un 8. La L è un 2 più 2 più U. 2 più U che è uguale a la. Quindi 2 più 3, 5. Quindi è un 2, 8, 5, 2, 8, 5, 2 dovrebbe essere. Hey. No. Ah, 1, 8, 5, 2, sì, sono un cretino, scusate. No, non è 1, 8, 5, 1, è 1, 8, 5, 1. No, sì. Ah, ma che scemo! Se è 1 non è 2, quindi la somma è diminuita di 1, è 1, dovrebbe essere 1, 8, 4, 2. No? 1841? Sì, 1841. Preferisci il dominio del metallo o della lava? Del metallo. Grande! L'abbiamo beccato di nuovo! Quest'oro scintillante. Di nuovo? Questo è il frutto del mio duro lavoro. È orgoglioso di quello che fa. Mi serve un controllino al cervello. In questo modo sarò invincibile, onnipotente. Sono cambiato. Non sono più la persona di un tempo. La persona di un tempo? Cosa gli è successo per diventare così? Non lo so, ma il passato non ha importanza. Le sue azioni sono imperdonabili. Hai ragione. Ora, se le mie deduzioni sono esatte, quello dovrebbe essere l'ultimo meccanismo. Va bene, torniamo a controllare il cavo. Sappiamo dove si trova, quindi dovrebbe essere facile. Che ne pensi, Joker? Andiamoci subito. Ci manca l'ultimo sem, ma non è qua. Dove il seme? Dove mai sarà? I should write something. Let's... Ah, lì dietro, l'ho vista. C'è una scala nascosta dietro al cavo. Wow, questo è un ascensore, vero? Ecco il modo per scendere. Sei una specie di profeta, Quinn. È merito più che altro di quegli appunti. Senza di quelli non saremmo qui. Ma soprattutto avete sentito cosa ha detto l'ombra di Kaneshiro? Sì, ci stavo riflettendo. Non sembrava un po' insicuro o qualcosa del genere? Esatto. Continuava a parlare di quanto vuole essere ricco e potente. E se è insicuro di certe cose, crede di essere solo un debole, eh? Forse, pensando che sarebbe diventato ricco e potente, si è convinto di esserlo. No. Però mi chiedo... Beh, scopriremo la verità dopo che avremo risvegliato il suo cuore. Sbrighiamoci, Joker. Come cazzo ci arrivo là dietro? Bisognerà fare cambiare qui.
bisogna fare cambiare qui. Bisogna riorganizzare queste, immagino. Joker. Oh! Oh! Fascinating. Sì, ci ho preso. Salve, anche qui ci sono delle ombre. Sì. Siamo a posto, ma diamo un pochino di roba per gli SP a Joker. Oggetti. Dobbiamo sfoderare Kaguya. Ci vendo io. Cosa ci fate qui? Ah, questo sarà l'ultimo posto che vedrete. Oh oh. Busted. Ciao Pisgre, tutto bene, grazie. Noi ce l'abbiamo già Garula, no? Vai. Non soffre Garula. Esplosione varia. Ahilao. Ah, è vero, lui assorbe Agi. Forse è debole. Ah, buffo lui. Sveglia. Interno no. Reflect. Ah no, contrattacco. Guess you never miss, huh? Brava Morgana. Ce la facciamo, amico mio, dai. Oh. Vai Ryuji. Fatto. Non è stato abbastanza easy questo. Makoto lo metterei in squadra dopo questo dungeon? Sì. Power courses through me. Eia. Orbene, pur nell'andare eroicamente a morire come perle infrante, infondendo coraggio nei nostri compatrioti più deboli e la determinazione di combattere strenuamente fino al giorno della vittoria inesorabile, saremo istigazione. Che vi sarà un seguito, crediamo. Grazie Seidonia. Ciao Fra, ciao Chiara, grazie a tutti e grazie per il raid. Benvenuti. Benvenuti in Persona 5 Royal. Come state? Avete passato una bella serata con i ragazzi di Pokémon Millennium? Spero di sì. Noi siamo giunti alla fine del dungeon di Kaneshiro, del terzo dungeon di Persona 5 Royal, e stiamo per andare poi ad affrontare il boss finale. Dobbiamo prima mandare la nostra lettera di sfida. È una perla cannarsiana e appena citato cannarsi. Sì, è una merda, non è una novità. Lo avevo capito già dall'assenza di virgole. Già soltanto perché le chiamiamo perle cannarsiane? È una persona che spaccia il suo lavoro per qualcosa che non è, ovvero fedele all'originale. Cosa servono i semi? Ti regala, se li trovi tutti e tre ti danno un oggetto e ogni volta che ne trovi uno ti recuperano un po' di HP e di SP. Ciao Takeru. Fascinating. Joker. Perché merda di cannarsi pareva brutto, giusto? Ci
faccia vedere cosa fa l'unione di questi tre semi, please. Ma lo hai appena visto? Si fondono in uno e ti danno un oggetto. Trovato. È proprio qui. Io non vedo niente. Arrivati a questo punto è il momento della lettera di sfida. Una lettera di sfida? Capisco. Far credere al bersaglio che il suo tesoro è in pericolo lo farà materializzare. Un trucchetto piuttosto audace. Ha già capito. Joker, lasceremo che sia tu a decidere le tempistiche. D'accordo, prepariamoci per il colpo. Sì, lo so, Vaso. E io il suo cuore si risveglierà. Lo so. Let's go. Sì. Dobbiamo tornare indietro alla safe room. Da dove mi consigli di iniziare la serie di Persona? Da questo, Persona 5 Royal. È in italiano, è il più nuovo. Ha un'ottima UI, estetica, gameplay, musiche. Poi, se ti piace, vai a recuperare piano piano all'indietro. Tanto sono slegati a livello temporale. Persona 4 Golden, solo per sapere, quando trovo tempo lo porto avanti. Non intendo lasciarlo sospeso. Oh, ho avverto una sensazione di disagio. C'è qualcosa che dobbiamo discutere con te. Entra. E questo? Che ne dici, prigioniero? Sorpreso? Che sta succedendo? Che è sta roba? È una contromisura per impedirti di trascurare la tua riabilitazione. Ti sprona a usare le esecuzioni. Lo chiamiamo allarme delle fusioni. È un sistema d'allerta che ti avvisa quando stai trascurando i tuoi doveri. Quando senti questo suono, tutti i tuoi pensieri devono concentrarsi su questo luogo e sulle esecuzioni. Devi diventare più forte per il bene della tua riabilitazione. Le esecuzioni saranno molto più severe con l'allarme attivo. Ed il risultato è che le persone ottenute saranno ulteriormente rafforzate. Tuttavia, più esecuzioni condurrai durante l'allarme, più sarà facile che capiti un incidente. Pertanto dovrai prepararti meglio del solito per condurre delle esecuzioni durante un allarme. L'allarme suonerà dopo che avrai affrontato numerose battaglie. Fai in modo di venire qui non appena lo senti, chiaro? Ok. Bene, ti conviene sfruttare a dovere l'allarme. Fico? Valori superiori, abilità diverse e più slot per le abilità ereditate. Cool. Ebbene, continua a dedicarti alla tua riabilitazione. That's cool. Nice. Sembra che sia scattato un allarme. Pensa bene a cosa fare per il bene della tua riabilitazione. Beh. Izanagi. Isidor Feos Andras Principati. Appeso. E Orpheus. Dai, sì, facciamo Orfeo. Allora, potenzia le abilità fisiche. Dimezza il costo di SP delle abilità elettriche. Quando abbattuto rianima con un... Regenerazione. Counter. Perché no? Voglio vedere una cosa prima. Stoicismo cosa fa? Quando ho battuto rianima con un HP una volta per battaglia. Choose which skills to inherit. It is neither remarkable nor unremarkable. Minchia, pompiamo a sbrego forza e magia. Non mi serve. Non mi serve. It is neither remarkable nor unremarkable. Forza, resistenza, agilità. No. Mi devi pompare la magia. Prima. Troppo sparati. Troppo sparati. Troppo sparati. Troppo sparati. Forza, resistenza, agilità. No. No. It is neither remarkable. No. You okay with this? No. It is neither remarkable nor... No. Okay with this? Forza, magia, agilità. Accettabile. Choose which skills to inherit. Zionga. Risposta a rigenerazione, signore della difesa. Schiva psicocinesi.
Sì, direi di sì. Procediamo. I see. Ciao vecchio mio, sono Orfeo. Vuoi che diventi la tua maschera? D'accordo, svegliamo assieme il vero significato della vita. Oh baby, a triple! Oh yeah! Non male. Cambiamo schiva psicocinesi a Gilao? Va bene. Sì, fallo. Non male. Stoicismo. Via Tarunda. Vediamo se c'è qualcosa del Sun. No. Sandman, Kinky, Anzu. It is neither remarkable nor unremarkable. Beh, 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 non male. Quanta roba bella si prende sto schifo. Iside, principati, non posso ancora farlo, principal. John, ma cosa fai quando ti entra un gabbiano in casa? Se penso utilizzare la stessa tecnica di quando mi entrò un piccione in casa. Spalanco tutto e con una scopa dico, esci per favore. La seconda fusione con allarme fallisce 99%. Ah no, lo facciamo comunque. Prima andiamo a registrare Iperzona. You wish to view the compendium. You wish to register a persona. Registration. You wish to register it to the compendium. Alarm time. Prepare for the unexpected. Get ready for this. Facciamo Shiza, che tanto non l'abbiamo fatto. Sacrifichiamo 1 e 2. Choose which skills to inherit. Vai, vediamo. Io preferisco il doppiaggio giapponese in persona perché il doppiaggio originale e il doppiaggio in inglese alcune pronunce sono sbagliate. Ad esempio sensei in giapponese si pronuncia sense perché ei si legge e, quindi saiten teisei si pronuncia saiten teisei. Anche sti cazzi. Io sto attento un po' a come recitano, a come mi arrivano i personaggi. Ryuji nella versione originale è fastidioso in culo. Invece nella versione inglese gli ha dato molta più profondità. Cosa è uscito? Aramitama. Well now, a most unexpected turn of events. È tornata normale. Hey. Che stai facendo? Dovremmo muoverci. Ma no, io non voglio muovermi, io voglio tornare nella... Devo tornare nella Velvet Room. Do you need something? Puoi ricaricare, by the way. Ma io non volevo ricaricare. A me andava benissimo ottenere quello. How? The inmate needs our confusion. Luna, consigliere, morte, ierofante, fede, imperatrice, matto, carro. Cosa ottengo se fondo Aramitama? Oh, San Arcana. Kinky. Fusion. Devo recuperare gli amanti. You change your mind? You'd like e ierofante. Read here. Ierofante, Orobas, no, ce l'abbiamo già. Amanti, Lenanside. No, non volevo evocare Lenanside, volevo evocare Ameno Uzume. Justice, Hermit, Fortune, Strength. Appeso, Takemi Nakata? No. Nue. Temperance, ecco cos'era. You can hold no more. Sì, 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 ora provvedo. Now choose.
cuscinata. Belfagor. Mitra. Non posso farli. Potrei fare Sandman, che mi manca. Sakimitama. Ma fa schifo Sakimitama. Do you really need this? No, non mi serve, però. Vabbè, noi facciamolo, poi lo riacquistiamo. Mai giocato a Four Elements Trainer? No. Scisa. Che ci serve? Jacko, grazie per il sub. Benvenuto tra i membri dello squadrone della morte. E dobbiamo poi rifare Hierophant, Orobas. Select the skills you'd like to inherit. It will receive a... I see. Vai. Lo so, Chiara, non ti preoccupare. Finora persona 5 royale, come ti è sembrato? Vale la pena acquistarlo se sia l'originale con i DLC? Ci sono molte differenze. Ci sono alcune differenze molto sorprendenti e molto carine. Oni. Fuki! Quindi. Naga. Pisaka. Ah, ma tu sei brutto un culo. Ma tu sei brutto. Io preferisco Orpheus. E facciamoti. Select the skills you'd like to inherit. It will receive significant girls. Let us begin. Che penserebbe un vaso di fiori in caduta libera? Dalla terra nasco e alla terra tornerò. Oggi ho visto la tua ultima Velvet Room e mi sono emozionata molto. Sono felice di averti scoperto. Sei una persona fantastica e che vuole tante cose belle. Grazie, Neren. Mamudo, andata a Vilent. Okay. They will be reborn anew. Manga del predatore. Corona della regina. It appears it will become something protective. It appears it will become something to change your mind. Registra evoca di persone. Dobbiamo recuperarci. Ah, Orpheus mi ha fatto piacere. Mi costa comunque zero? No. Allora. Hierophant Orobas. Lovers. A meno Uzume. A fee is required. This is your power. Temperance. Coppa. Dovrei avere tutti mo, se non sbaglio. Alexa, basta. Fusion. Luna, consigliere, morte, fede. Carro, me ne posso liberare prima o poi. Morte. Hierofante, amanti, temperanza. Mi manca, beh, Sun. Ma non posso creare nessuno del Sun Arcana. Giusto? Infatti non ho nessuno del Sun Arcana. Sono più alti quelli. Anche il Devil Arcana che avrò a breve. Devo tornare indietro. È tempo, inmate. What do you want to do? Torniamo al mondo reale. Non le manca mago? Ma mago non è un arcano che io ho, di cui ho bisogno per farlo salire. Okay. Magician sale automaticamente insieme a cosa? A Morgana. Cioè, perché io ho bisogno di un persona per ogni confidant? Perché quando do delle risposte
delle risposte al, al personaggio con cui esco. Mettiamo che la... Black Jacko, grazie per il secondo mese. Bentornato tra i membri scondendo la morte. È stato bello riscoprirla dopo aver smesso di seguirla per un lungo periodo. Comunque appena avrò i soldi comprerò Persona 5 Royal. Bravo ragazzo. Dicevo, se io esco con Ryuji, se ho, se ho il suo un persona del suo arcano, mi dà una nota in più. Metti che una risposta mi darebbe normalmente due note. Con, se ho anche un persona del suo arcano, me ne dà tre invece che due. E quindi mi progredisce il suo confidant, i suoi rank up avvengono molto più rapidamente. No, non sono stanco, grazie. Quando è che mandiamo la lettera di sfida? A breve, lo so. Non so se lo hanno cambiato in Royal, ma nel Sun Arcana saliva tutte le volte, a prescindere dalla versione base. No, no, non sale a prescindere qua, guarda. Ah, non posso uscire tanto. Cruciverba? Niente cruciverba. Siamo visti anche, siamo stati a metà verso. Leggiamo allora. Ci vogliamo il film. Cosa abbiamo da leggere? Maestro a freccette, direi. Make sure you close up. Sarà a prescindere invece perché è lui che ti invita. Non importa, tu puoi andarci quando, quando ti pare. Se ti invita non per forza significa un rank up.